Con il nostro ragazzino piccolino piccolino che lo state sostenendo, lo stiamo sostenendo, gli state insegnando i trucchetti. Devi considerare che lui quando era piccolino si faceva la fotografia nella mia macchina puntuale ogni gara, ma mica la macchina sembra la stessa, lui si faceva la fotografia. Vabbè, e niente, una passione si vede per questa cosa qua. Ereditata dal padre, attenzione, lo dobbiamo dire, perché se no... Ma Francesco Cammarere, che ce la di Viagno, non gli facciamo dire niente?
Lui ha tutto il diritto di parlare, perché l'organizzatore ha fatto una cosa meravigliosa. Una bella gara, veramente. Ce l'abbiamo fatta. Francesco, allora, giudizi unanimi per il percorso. Qualcuno ha detto perché non l'ha fatto prima così. Veloce, tecnico, bello, bello, bello. Tutti quanti mi stanno dicendo questa cosa. Hai creato qualcosa di stupendo. Speriamo. Un passo alla volta, piano piano cercheremo di portarlo ancora come miglioramento, ancora il prossimo anno di più. Diciamo che stai puntando alla candidatura della Coppa Italia. Sì, sì. Ecco, quindi insomma il primo traguardo è questo qua. Bene, e nel nome di tuo fratello io c'ho la pelle d'oca, ti faccio un bocca al lupo. Sempre il nome su. Niente, ditemi voi, a me mi mancano le parole. Ciao, è andata bene, è andata bene. Ciao Pasquale, ciao. Ciao Pasquale. Dice il gruppo Carte Cross, l'anima, il propulsore, il motore, il veramente il riferimento di questa gara, il numero 5, Francesco Cammareri. Francesco, è il momento di spendere qualche parola. Non è facile, ma va fatto. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa gara. La mia soddisfazione più grande è che ho riscontrato da tutti i piloti, la maggior parte, che il percorso piace. E questo per me è una grande soddisfazione. E poi diciamo che sempre nel ricordo suo la soddisfazione si moltiplica 10 Onello 10.000 volte. Niente, poi... Io dico che nel motorsport spesso, soprattutto sui social, ci perdiamo in tante chiacchiere, quasi sempre inutili e spesso dannose. Ci vorrebbe più amore nel fare le cose, più passione e meno chiacchiere. Un applauso a Francesco. Vince la classifica delle scuderie, un nome a caso, piloti per passione. Ah, ok. Coppa che ovviamente sarà devoluta a Francesco Cammareri per appunto in memoria di Pasquale. La Coppa delle Scuderie. Vabbè, un applauso alla piloti per passione, gliela potrei pure fare. Grazie, grazie, grazie. Siamo agli sgoccioli di fasi finali, finalissime. Assoluta? Decimo assoluto, il numero 7, Arcangelo Madaffari. Signore, ormai sta diventando un abitué dei piani alti Arcangelo. Ormai la sua ricchezza va di pari passo con i successi sportivi. Mamma mia, signori, che moglie fortunata che sei, Laura. Nona piazza per il numero 24, Domenico Morabito. Mimmo, ottava posizione assoluta per il numero 37, Domenico Marchio. Settima posizione per il numero 38, Antonino Germano. Sesta piazza per il numero 36, Giuseppe Arico.
quinta posizione assoluta per il numero 5, Francesco Cammareri. Bravo. Quarta piazza finale per il numero 4, Paola Almirante Nicola. E andiamo alla top 3, signori. Terza posizione assoluta per il numero 15, Bruno Fallara. Seconda piazza per il numero 2, Rosario Corsaro. Vince il primo slalom di Bagnara, anno solare 2024, il numero 1, Gaetano Rechichi. Dove sei, Gaetano? Gaetano va piano piano. Va bene, signori, l'ultimo applauso e poi tutti congedati. Stringetevi, stringetevi.